sorta di vaccino anti-Covid, in arrivo nuove dosi, con la fase 2 che scatterà da febbraio. Continueranno le somministrazioni nelle RSA e poi si passerà agli ultra ottantenni. Nel corso del punto stampa quotidiano, l'assessore regionale Lisa De Berti ha chiarito la questione trasporti-scuola e replicato alle accuse dei sindacati, definendole vergognose. Flash mob degli studenti davanti alla sede della Regione Veneto a Palazzo Grandi Stazioni chiedono un coinvolgimento nelle decisioni per la ripresa dell'attività scolastica. Da oggi è possibile fare il test Covid anche nelle farmacie Ames. Siamo andati a Catene di Marghera, nella farmacia che da inizio anno effettua oltre 100 test al giorno su prenotazione. Indagini in corso della finanza per capire come in questi ultimi 20 anni le attività cinesi presenti a Venezia siano più che centuplicate, con un grosso giro di denaro espatriato in Cina. 26enne denunciato a Mestre dalla polizia locale, il ragazzo con precedenti per spaccio nella collana che portava appesa al collo nascondeva un coltello. Lo spazio dedicato alle immagini dei vostri presepi, la natività di oggi inviata dalla famiglia d'Imperio del Lido di Venezia che raccoglie fondi a favore dei bisognosi. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque, il Veneto ha già esaurito le scorte di vaccino anti-Covid. In arrivo ci sono nuove dosi per continuare le somministrazioni a operatori sanitari, ospiti e personali delle RSA. Poi da febbraio scatterà la fase 2 che interesserà gli over 80. Siamo i primi in Italia. Oggi vi comunico, ho parlato stamattina con il dottor Arcuri, che ringrazio, oggi noi finiamo tutti i vaccini. Il Veneto ha somministrato tutte le dosi di vaccino anti-Covid finora arrivate. Altre 40.950 sono attese entro la giornata per continuare le vaccinazioni a personale sanitario e nelle RSA. Noi consideriamo che il 25 gennaio averli vaccinati tutti. Dei primi di febbraio in Veneto dovrebbe scattare la fase 2. Noi siamo già alla seconda iniezione a metà gennaio. Il presidente Zai, in riunione con governo e regioni, ha chiesto che si valuti un benchmark di efficienza, ovvero si stabilisca un limite di magazzino per i vaccini. Tu non puoi continuare a fornire vaccini a chi continua a far magazzino e non gli inietta, perché sennò toglie una possibilità a chi ha bisogno di iniettare. Nelle prossime 2-3 settimane dovremmo vedere qualche risultato di tutto questo lavoro sui vaccini, ha sottolineato Zaia, che nell'illustrare il bollettino giornaliero, guardando soprattutto la situazione negli ospedali, ha parlato di qualche segnale positivo. È pur vero che c'è un trend, che lo stiamo vedendo anche nelle curve, da 2-3 giorni, stanno aumentando le dimissioni rispetto alle prese in carico. E sembra sia un'inversione di tendenza, sottolineate 10 volte sembra. Noi speriamo diventi una tendenza e non sia solo un dato degli ultimi giorni. E domani nuova riunione del Comitato Tecnico Scientifico, chiamato come ogni venerdì a ridefinire le nuove fasce di rischio dopo aver analizzato i dati regionali a partire dall'R con T. Gira attorno all'1, meno 0,2, più 0,2, cioè adesso non sappiamo ancora con esattezza, di certo non abbiamo R con T alti. Se qualcuno si aspetta un R con T del Veneto 1,10, 1,15, non c'è, non ci sarà. Se volete un'impressione proprio estrema, vedo improbabile che ci sia una zona rossa per i dati che abbiamo. E intanto le regioni sono al lavoro per introdurre un altro parametro di valutazione. L'incidenza dei contagiati, dei positivi su 100.000 abitanti. Ho la certezza matematica che verrà preso in considerazione quantomeno non da questo bollettino ma dal prossimo. E proprio nel punto stampa del presidente Zaia, l'assessore regionale Lisa De Berti ha chiarito un altro nodo fondamentale, la questione trasporti e scuola. Conferenza stampa di stamattina si è resa necessaria per il comunicato stampa che la CGIL ha fatto ieri, che io trovo sinceramente vergognoso, anche perché la CGIL è stata buona testimone in tutte le riunioni che io ho fatto da marzo, aprile fino a dicembre, di tutta la situazione sui trasporti, di tutto quello che abbiamo fatto. L'assessore De Berti non ci sta e all'indomani dell'attacco da parte del sindacato risponde a tono chiarendo la questione dei trasporti in relazione alla scuola. Dire che la Regione Veneto non ha fatto niente e che in questi mesi, se i ragazzi ritorneranno a scuola e grazie ai prefetti, che io ringrazio per il lavoro che hanno fatto nell'ultimo mese,
però la Regione Veneto non ha fatto niente, sinceramente non lo accetto, perché comunque la problematica di ciò che abbiamo visto succedere a settembre è successa in tutta Italia, non è successa in Veneto. L'assessore ha ripercorso il lavoro svolto da settembre, evidenziando anche la responsabilità del governo. Io mi sono trovata tutta l'estate che con gli incontri tecnici che facevo con il Ministero mi dicevano: il Ministro non si prende la responsabilità di aumentare la capienza dei mezzi, e lo posso capire, perché quest'estate, prima del 1° di agosto, eravamo al 60% da DPCM della capienza dei mezzi, ve lo ricordo per opportunità vostra. E dall'altra parte io continuavo a dire: va bene, allora abbiamo bisogno di risorse per aumentare i servizi aggiuntivi, perché comunque quel 40% che mancava avremmo dovuto avere le risorse. Sicuramente nessuna regione aveva la possibilità di farvi fronte, perché le regioni entrano nel tavolo nazionale a parlare di trasporti il mese di novembre. Prima gli interlocutori del ministro erano i sindacati. A dicembre, continua De Berti, era pronto un piano su 3 scenari, perché non c'era ancora alcuna indicazione del governo. Abbiamo lavorato sul 50, sull'80 e sul 100% in presenza. Ovviamente le aziende mi avevano detto: scusate, ma rischiamo di fare un lavoro per nulla. Ne è emerso sostanzialmente che a livello veneto, rispetto agli 840 autobus che erano emersi dal piano, ci sono circa un centinaio di autobus in meno, quindi hanno chiuso a 740 più o meno. Di fatto i verbali dei prefetti confermano il piano coordinato dalla regione con le aziende del trasporto. È stato fatto tutto quello che si poteva fare per farli tornare a scuola. Quindi il 1° di febbraio, se si tornerà a scuola, il piano dei trasporti c'è. Situazione complessa, lo abbiamo visto, fondamentali dunque davvero i vaccini, ed è notizia proprio di oggi il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, al vaccino anti-Covid dell'azienda americana Moderna per l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'utilizzo nell'ambito del servizio sanitario nazionale. E da oggi sarà intanto possibile prenotare nelle farmacie AMES di Venezia il test antigenico rapido. I cittadini dell'area metropolitana potranno recarsi in una delle 15 farmacie AMES e prenotare, al costo di 26 euro senza ricetta medica, il test antigenico rapido effettuato con personale infermieristico qualificato nei punti attrezzati di Venezia presso gli ex uffici statistica, Mestre in Viale Garibaldi, Salzano presso il municipio. Basterà recarsi nelle nostre farmacie, prenotare, ci sono 3 punti per fare il tampone, che sono a Venezia, a Mestre e a Salzano. Ci sembra una cosa utile in questo periodo e che possa aumentare la sicurezza per i nostri cittadini. Una scelta voluta per contrastare la diffusione del virus, dando la possibilità di sottoporsi al test evitando file e assembramenti. Ringraziamo il personale di AMES e la struttura organizzativa che ha messo in piedi questa impegnativa macchina, e tutto anche le farmacie private che in questi giorni si stanno organizzando per offrire questo servizio alla cittadinanza. A loro, alle farmacie private, assicureremo la massima collaborazione del Comune di Venezia per rendere possibile questo tipo di servizio. È un impegno che riguarda molte persone che si sono messe in gioco con questa nuova opportunità, e vogliamo davvero ringraziarle per la collaborazione. L'esito negativo verrà consegnato tramite referto. Nel caso di positività, il cittadino verrà inviato dal personale infermieristico a recarsi subito a casa e contattare il proprio medico. E oggi siamo andati anche noi a seguire i test rapidi in una farmacia di Marghera. Sì. Prego. All'ingresso dell'ambulatorio allestito da una farmacia di Marghera la temperatura viene misurata anche a noi. Tanta la gente in attesa di essere sottoposta al tampone rapido come screening per rilevare se si è o meno affetti da Covid. Metta bene la mascherina. Com'è stato? Fastidioso? Un po' fastidioso, ma siamo abituati a ben peggio ultimamente. A farsi fare il tampone famiglie con bimbi al seguito. L'unica preoccupazione che hanno è: sarà positivo? Questa è l'unica preoccupazione, nient'altro. E i bambini come si comportano? Sono più bravi degli adulti? Ma uguale. Direi che non c'è una differenza, anzi, spesso sono più collaboranti. Ecco. Da qualche giorno qui nella farmacia del rappresentante dell'Unione Italiana dei Farmacisti le prenotazioni giornaliere con i tamponi fatti superano quota 100 unità.
Abbiamo una struttura con tre ambulatori, l'ambulatorio dove viene fatta la prestazione sanitaria vero e proprio, un ambulatorio nel quale il paziente attende e un ambulatorio nel quale il paziente esce. Nell'ambulatorio della farmacia tanti lavoratori. Non ho nessun sintomo, ma era un modo per prevenire e dare sicurezza sia ai miei colleghi che ai miei familiari. Nel frattempo in farmacia si susseguono le chiamate per prendere appuntamento e prenotarsi per il test rapido. Adesso già in azione oppure verranno domani o nei prossimi giorni? Abbiamo effettuato già oltre 300 test rapidi dall'inizio dell'anno con una percentuale di un 10% di positivi. In farmacia adesso il test rapido costa 26 euro su indicazione del presidente Zaia. Dopo il tampone, il cui esito lo si sa nell'immediatezza di una decina di minuti, tutti i dati raccolti dalla farmacia vengono poi fatti transitare in regione, finendo nel portale di Azienda Zero. Tutti i casi, sia i casi positivi che i casi negativi, vengono tutti registrati sul portale della regione in modo da effettuare un vero e proprio screening e quei risultati vanno a sommarsi a quelli di tutti tutto del restante, insomma, delle strutture che effettuano i tamponi. L'assistenza continua anche dopo il tampone, portando casa per casa il medicinale necessario a chi purtroppo è risultato positivo al virus. Loro sono soli, quindi quando arrivo, arriva un angelo, perché si sfogano, parlano, una compagnia, diciamo che posso essere anche una compagnia. Veniamo alla cronaca, indagini in corso della Guardia di Finanza per capire come in questi ultimi 20 anni le attività cinesi presenti a Venezia siano più che centuplicate, con un grosso giro di denaro espatriato poi in Cina. Nuovo allarme sulle infiltrazioni mafiose nel territorio, con i timori in particolare su Venezia, che specie in questo periodo di crisi del turismo per via del Covid potrebbe svolgere il ruolo di lavatrice dei soldi provenienti da attività illecite. È l'assessore al commercio a lanciare una proposta. Noi verifichiamo un po' tutte le richieste di nuove attività e lì si può intrecciare appunto la verifica, perché non stiamo parlando solo della questione cinese, ma anche ci sono altre infiltrazioni che possono essere quelle italiane, ma anche quelle dell'est. Da qui, come supporto all'attività investigativa della Guardia di Finanza, il progetto di intesa tra proprietari e imprenditori. Questo protocollo si chiamerà il Patto per Venezia, perché dobbiamo difenderci tutti da questa situazione pericolosa. Nelle speculazioni immobiliari tra i protagonisti, i cinesi rilevano e tengono aperte attività quali bar, ristoranti, agenzie di viaggio, per chiuderle prima di 2 anni, per riaprire con lo stesso domicilio fiscale un'attività di altra natura. Dalle 45 attività cinesi registrate a Venezia nel 1998 si è passati alle attuali 850, numero tuttavia in difetto, visto che più che sovente, come detto, esiste molto nero nel maneggio di denaro nella compravendita. Il tavolo permanente è una di quelle cose che abbiamo attivato da subito con il Covid, perché crediamo appunto che in questa fase il sostegno verso la città deve essere importantissimo. Sembrava una semplice collana dalla forma un po' particolare, invece nascondeva una lama estraibile, sottile e appuntita. La polizia locale ha denunciato un cittadino tunisino 26enne con precedenti per spaccio mentre si trovava in compagnia di un amico in via Brentavecchia di fronte all'M9 a Mestre. Entrambi, alla vista della pattuglia, hanno mostrato nervosismo, per questo gli agenti hanno deciso di far intervenire una radiomobile del nucleo cinofilo. Il cane antidroga ha subito dimostrato particolare interesse per la tasca del giubbotto del 26enne ed è quindi scattata la perquisizione, che ha permesso di individuare il coltello nascosto appunto nella collana. Ora ci fermiamo per qualche istante, tra brevissimo altre notizie. Eccoci di nuovo in studio, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque, sappiamo che le lezioni in presenza nelle scuole superiori sono rinviate in Veneto al momento a febbraio. C'è stato il flash mob degli studenti questa mattina anche a Venezia, davanti alla sede della Regione Veneto a Palazzo Grandi Stazioni. La rappresentanza degli studenti medi veneziani e veneti ha ribadito un coinvolgimento nelle decisioni per la ripresa dell'attività scolastica. La richiesta è quella di un ritorno a scuola il prima possibile e in sicurezza.
Riportando un po' quelli che sono anche i dati di Save the Children stesso, sono circa 34.000 gli studenti in tutta Italia, da nord a sud, che hanno abbandonato il corso degli studi gradualmente o a causa del poco coinvolgimento della DAD, che di fatti è semplicemente pura didattica tradizionale traslata dietro ad uno schermo, o addirittura a volte anche per la mancanza di materiali e di connessione per poter affrontare la DAD nel modo più ottimale possibile. Anche a Venezia questa mattina, come in altre città della nostra regione e in Italia, una rappresentanza simbolica del sindacato degli studenti medi del Veneto si è ritrovata davanti alla sede della Regione Veneto a Palazzo Grandi Stazioni per far sentire la propria voce. Noi studenti abbiamo bisogno di essere ascoltati, perché ancora una volta ci ritroviamo in un rientro che di fatti non è un rientro, e devo ammettere ce lo aspettavamo, e in parte siamo anche felici di non rientrare perché la situazione sanitaria effettivamente non lo permette. Noi a scuola ci vogliamo tornare in sicurezza, perché la scuola ha anche un primo ruolo aggregativo per gli studenti che in questo periodo comunque stanno soffrendo sulla loro pelle le decisioni sia del Ministero che della Regione, e che sono afflitti anche a livello di salute mentale da quella che è la situazione pandemica. Gli studenti chiedono anzitutto un confronto anche con l'assessore regionale Elena Donazzan. Ci troviamo a dover far sentire la nostra voce e a volerci far sentire, e anche a cercare un confronto per poter mettere insieme tutte quelle che sono le parti della scuola, dagli studenti ai docenti al personale, e insomma a tutte le istituzioni che ne fanno sicuramente parte, per trovare un modo migliore per tornare effettivamente a scuola il prima possibile in totale sicurezza. Abbiamo anche mandato una lettera alla stessa assessora Donazzan, raccontando anche un po' quella che è la nostra idea di scuola e cosa vorremmo che la scuola fosse per gli studenti. Non abbiamo mai ottenuto risposta, ma non ci tiriamo indietro. Cambiamo tema. Pochi giorni fa è stato individuato sulla spiaggia del Lido di Venezia un gran numero di mattoni trasportato dalla mareggiata. I reperti per forma e colore sembrerebbero essere analoghi a quelli del campanile di San Marco, crollato nel luglio del 1902 e poi ricostruito. Era il 14 luglio del 1902 quando, come riportano le cronache del tempo, crollò il campanile di San Marco, simbolo in tutto il mondo di Venezia. Pochi giorni fa, nei primi giorni del nuovo anno, ecco una scoperta che potrebbe riscrivere una parte di quella storia. Siamo sulla spiaggia del Lido di Venezia con il Comitato per il Marketing Territoriale Lidor Benon, guidato dal suo dinamico presidente Vittorio Baroni. I mattoni più importanti sono in questa zona che è di fronte al monoblocco, zona ex ospedale al mare. Ce ne sono veramente tanti e sono emersi con le mareggiate di questi ultimi giorni. Ve ne faccio vedere un po'. Ecco, la casetta che vedete è proprio quella che un po' individua la zona. Guardate, vedete? Ci troviamo appunto nella zona nord dell'isola, tra i Brumuni e il Paciuca, a San Nicolò. Qui sono stati individuati, in prossimità dell'ex ospedale del mare, moltissimi mattoni che per forma, colori e irregolarità sembrerebbero essere quelli del campanile crollato. È probabile che una gran parte di questi siano i mattoni dell'ex campanile di San Marco. Abbiamo chiesto anche al presidente della municipalità del Lido, Guberti, così un interessamento, si è reso disponibile, e ci auguriamo che possa emergere anche quello che tutti pensano, e anche c'è un'esperienza di uso artistico di questi mattoni di Giorgio Bortoli, che li ha inseriti nella sua opera d'arte, La Torre di Luce, che attualmente è in esposizione ad Aviano e poi partirà in America. Ci ha confermato proprio Bortoli, anche Riccardo Lloyd Rigoni nel suo romanzo. A distanza di quasi 119 anni dal crollo, questa pagina di storia torna dunque a far parlare di sé. Ora saranno gli enti preposti, in primis la sovrintendenza, a dover confermare la storicità del reperto. Ma certo, potrebbe essere questo un buon viatico in vista delle celebrazioni che si apriranno a marzo per i 1600 anni di Venezia. E adesso spazio alle immagini dei vostri presepi. La natività di oggi ci è stata inviata proprio dal Lido, dalla famiglia D'Imperio, che raccoglie fondi a favore degli ultimi. Thank you.
È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani e poi all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Una debole circolazione anticiclonica interessa il nostro territorio. La giornata di venerdì 8 gennaio vedrà un tempo tutto sommato stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà in prevalenza soleggiato, tuttavia saranno possibili locali addensamenti e nelle ore più fredde non si escludono anche nebbie sparse, a tratti anche fitte. Temperature minime in calo, valori minimi compresi tra lo zero o di poco sotto praticamente ovunque, vedete valori massimi invece tra i 3 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione non cambia, anche qui l'alta pressione manterrà il tempo buono con tanto sole dappertutto, salvo per qualche foschia in pianura al mattino. Temperature minime tra meno 1 e 2 gradi, massime sui 6 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole, solo con qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Clima freddo con temperature minime sotto zero, massime sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.